Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Mi trovate con questo outfit un po' particolare perché è sabato sera, ma ci tenevo a farvi uscire di domenica, quando vedete il video, la review del buon Sadio Mané Flashback che ha avuto la possibilità di sbloccare sul mio account e già questo vi dà qualche indizio su quello che insomma penso di questo giocatore. Ma comunque andiamo subito a vedere l'analisi e anche qualche clip di gioco. Eccoci qui sulla schermata di Mané Flashback, 1,74 m, 4 skill, 4 piede debole, ovviamente è un giocatore che si sblocca tramite SBC e il costo più o meno si aggira sui 550.000 crediti. Allora, iniziamo proprio da questo perché credo sia fondamentale precisare che con tutta la mole di giocatori che avrete trovato spacchettando durante questo periodo di Toti, avete praticamente refillato in una maniera allucinante i club. Ci sono tanti giocatori interessanti perché magari qualcuno si è voluto recuperare Zidane, qualcuno si è fatto attrarre da quel Mbappé che però per me è troppo overprezzato, qualcuno ha fatto Ramos, qualcun altro è andato su Jairzinho, insomma giocatori ce ne sono. Però nonostante questo, io reputo che questo Mané, anche solo se avete delle carte in più per tenerlo lì e avere un'opzione anche magari in futuro per linkare qualche giocatore del tipo Davis, Bellingham eccetera, più o meno facendolo a zero conviene farlo, perché parliamo di un signor giocatore. 1,74 m dicevamo, quindi un body type abbastanza mingherlino, bello, agile, scattante, il 95 di accelerazione e il 94 di velocità scatto si sentono, soprattutto con i doppi passi prende veramente tanto campo, quindi in campo aperto per dare quegli strappi è l'ideale. Per quanto riguarda invece le statistiche di tiro, 91 di finalizzazione e 88 di potenza tiro, devo dire che sono state abbastanza veritiere per quello che ho avuto modo di provare, perché davanti la porta si è comportato discretamente bene, in particolar modo con i driven mi è sembrato un giocatore molto solido, specie se è riuscito a prendere il timed. La specialità della casa di questo giocatore è assolutamente il tiro ad incrociare, quindi giocarlo sul suo piede forte, incrociare sul palo lontano con la palla che magari non si alza troppo da terra è veramente letale. Per quanto riguarda passaggi, quello che ci interessa maggiormente, essendo un esterno, è sicuramente il corto, perché tante volte capiterà di fare magari una solata, un driven pass per dare la palla sulla punta, insomma, tutta una serie di giocate tipiche da esterno, e poi sottolineo l'esterno, ma ci arriviamo in un secondo momento. Per quanto riguarda anche il dribbling, sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso. Parliamo di un giocatore che ha 97 di agilità, 92 di equilibrio, 95 di reattività e in più ha anche la caratteristica dribblatore veloce. E proprio quella caratteristica lì, secondo me, aiuta questo Mané veramente tanto quando si tratta di dover eseguire dei dribbling, e in particolare con il dribbling agile contestuale, quindi il tasto del tiro a giro premuto mentre avete la palla tra i piedi e fate i movimenti per disorientare l'avversario, ho notato che aveva una animazione in particolare che non ho mai visto fare a nessuno ed era particolarmente fluido nel muoversi destra-sinistra nei cambi direzione, e questo mi ha fatto impazzire. Ovviamente in senso positivo, perché una volta che voi vi lanciate, superate l'uomo, arrivate dentro l'area, poi fate un paio di movimenti sinistra-destra, il difensore va a vuoto e potete andare a concludere in porta, quindi questo mi è veramente piaciuto tanto. Poi per quanto riguarda la resistenza 92, anche lì è un parametro di assoluto rispetto, perché insomma parliamo di un giocatore che vi fa tranquillamente tutti i 90 minuti. 78 di forza, ovviamente ce lo aspettavamo perché non essendo un colosso può patire un po' quando gli vanno a fare delle spallate difensori e terzini che si riescono ad affiancare, però il 92 di equilibrio gli permette di avere abbastanza botta nella maggior parte delle situazioni. 81 di aggressività è una statistica che potrebbe tornare comodo qualora decidiate di schierarlo a 3, magari nel 4-3-2-1 a centrocampo come centrocampista un po' più offensivo. Però vi dicevo dell'esterno, io l'ho provato sia in posizione di terminale offensivo, quindi da punta ma in un attacco a 2, sia da esterno, e esterno è il ruolo dove prediligo questo Mané. Per esterno intendo anche magari
un 4-3-2-1, quindi ATD, diciamo, se vogliamo essere precisi. Giocato anche mezzala, come in passato utilizzato Jairzinho, ci può stare, però diciamo che è un po' sprecato in quella situazione lì, perché avendo quel 76 di passaggio lungo, non essendo un passatore perfetto ed eccelso, rischia magari di sbagliarvi qualche appoggio di troppo. Un'altra questione fondamentale è quella che riguarda lo stile intesa, perché praticamente dipende da quello che gli andate ad applicare il suo stile di corsa. Con cacciatore diventa explosive, mentre se gli andate ad applicare uno stile di intesa che comunque serve per un giocatore come questo che è cannoniere, rimane con controlled. Io prima di trovare una quadra, prima di poter dire ok, io questo Mané per il momento voglio lasciarlo così, li ho provati chiaramente entrambi e ho riscontrato una leggerissima differenza a favore della corsa di tipo explosive. Quindi gli ho lasciato cacciatore e ho riscontrato che sto Mané effettivamente va un pelino meglio. Però come al solito le differenze sono veramente minime, non state lì a fasciarvi troppo la testa, oddio gli metto questo, gli metto quell'altro, perché se intesa lo sapete che servono, ma fino a un certo punto. Tanti mi chiederanno magari a questo punto come io ho linkato Mané nella mia squadra. Mané andrà a comporre la mia squadra finale, che è appunto questa qua, che crash permettendo dei toti dovrebbe essere questa, e lo schiero a tre d'intesa con ovviamente Bellingham, Toti, ma potete immaginare anche un Bellingham Phenoms. Ho messo Neuer in porta, che è un portiere alla portata di tutti, e allenatore inglese di Bundesliga, chiaramente per dare una mano a Bellingham. Ovviamente c'è Lucio, però qualora noi andiamo a togliere Lucio, comunque questa squadra è ibridata discretamente bene, perché abbiamo tutti quanti a tre, tranne i giocatori di Bundesliga che sono a due. Quindi magari qui ci potete mettere un De Ligt One to Watch che è uscito da poco, oppure l'IF di questa settimana, e risolvete il problema. O se siete stati fortunati come me che avete trovato Lucio, avete soldi per comprarlo, potete anche copiare questa disposizione qua. Oppure ancora magari potete togliere Capdevilla e mettere il nuovo Alfonsino Davis, che è pure un bel trattore. Quindi secondo me, ho sentito un po' in giro tanto difficile da ibridare, non mi sento di essere troppo d'accordo, perché secondo me una soluzione la si trova tranquillamente. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere come al solito nei commenti se avete sbloccato questo Mané, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se lo sbloccherete e cosa ne pensate in generale. Vi ricordo che sono tutti i giorni live sulla piattaforma Viola dalla mattina più o meno fino alle 2-3 del pomeriggio. Non mi resta che augurarvi una buona domenica, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto, ciao.